Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere il sistema di canne che utilizzo per impalcare i pomodori. Ve l'avevo già accennato nel video dell'anno scorso, ma non ero sceso nei dettagli, quindi adesso volevo farvi vedere un attimino come ho fatto quest'anno, che è più o meno quello che ho fatto anche l'anno scorso e ci sono trovato molto bene. In pratica io uso delle semplici canne, le trovate in campagna tranquillamente. Se non le trovate le potete acquistare, ma è uno spreco di soldi secondo me, se riuscite a trovarle è meglio. Non le ho tagliate, semplicemente le ho distanziate una dall'altra circa 45 cm, mentre qui sulle file un metro, messe giù con la terra bagnata, quindi non ho utilizzato nessun tipo di attrezzo, le ho spinte giù per una decina di centimetri, messe qui, legate col tubetto in PVC, così, tutte nella stessa direzione, nel stesso verso, e dopo ho messo una canna di rinforzo sopra. E questa canna è fissata ad ogni impalco. Tra una canna e l'altra, quando ho dovuto fare l'aggiunta, le ho fissate una con l'altra, così tutte quante. Ho fatto questo lavoro per tutte le canne, cercando di tenere un'altezza più o meno simile per tutte, ma più per una questione estetica che altro. Poi cosa ho fatto? Dal momento che tira molto vento, ho piantato nel terreno un paletto di ferro inclinato. Poi con il semplice fil di ferro, vi faccio vedere, tengo l'impalco sia da una parte che dall'altra. Di là è la stessa cosa. Perché 3 settimane fa è arrivata giù una specie di tromba d'aria e mi ha atterrato tutte le canne, quindi utilizzo questo sistema qui. L'impalco è molto robusto, faccio vedere, e si muove tutto insieme, è solidale, non ci sono zone separate. Ho utilizzato circa 130 canne, come vi dicevo, però ho un surplus di pomodori, quindi quest'anno dovrò mettere qualche canna in più. Qui manca ancora il travetto di sostegno, lo devo mettere. Adesso c'è il terreno bagnato, è la cosa migliore. Ho utilizzato una distanza di 45 cm tra un bastone e l'altro, perché ho visto che è una distanza buona per arieggiare le piante. In questi anni ero partito da 30 cm, ma era troppo vicino, 35 cm l'anno scorso non andava ancora bene. Quest'anno mi sono fermato a 40 cm e dovremmo esserci. C'è chi li mette anche a 50 cm, penso che sia la cosa migliore, ma io non ho tutto questo spazio in piano, quindi ho dovuto fare necessità e virtù. A fine stagione taglierò semplicemente i cavetti con un taglierino, li raccoglierò e li butterò poi nella plastica. E le canne le salvo, queste hanno già 2 anni di vita, di solito fanno 2-3 anni. Poi cominciano a spezzarsi, a seccarsi e non vanno più bene. Ci sono anche le canne di plastica se non le trovate, io le ho provate, non mi sono piaciute, le ho, ma non mi piacciono. È tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, è una cosa molto semplice, volevo solo farvi vedere come legavo io le canne, ecco, tutto qui. Ci sono altri metodi ovviamente, anche più efficienti probabilmente, c'è chi mette qui in mezzo un'altra canna, c'è chi usa lo spago, chi usa molte meno canne ma usa lo spago tra una canna e l'altra, ci sono mille metodi, questo non è sicuramente il migliore, però io mi ci trovo bene, quindi continuo così per adesso. Se avete altri metodi da consigliarmi vi ringrazio. Buona giornata a tutti!